Vasco Rossi con Stupendo alle 8:34 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, sempre qui in diretta alle 8:34 minuti, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, vi aspettiamo qui in diretta con i vostri commenti, dei vostri racconti su quello che state facendo in questa giornata o sui commenti, le notizie che vi stiamo dando. Nei giorni scorsi vi abbiamo dato questa notizia e ve ne sarete anche accorti se avete girato il giorno di San Valentino per la città di Milano, avete trovato delle statue, le statue più famose della città di Milano, coperte proprio con una coperta addosso e era un'operazione molto interessante che nasce dalla Fondazione Progetto H. Per capirne meglio abbiamo in collegamento con noi Alberto Sinigaglia, che è il presidente della Fondazione Progetto H. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, grazie a voi per questa bellissima iniziativa che insomma ci ha fatto riflettere subito, appena l'abbiamo vista, abbiamo detto cosa sta succedendo, spiegatecelo bene, e c'erano anche cartelli e volontari di Progetto H che spiegavano la situazione, ma io questa volta la voglio lasciare a lei. Che cosa avete voluto fare, che cosa avete voluto, su che tema avete voluto sensibilizzare appunto con questa operazione del 14 febbraio, coprendo le statue della nostra città con una coperta? Sì, il Fondazione Progetto Arca da 30 anni si occupa delle persone senza dimora, i cosiddetti invisibili. E abbiamo proprio voluto lanciare questa provocazione dicendo: copriamo le persone più importanti della città, coprendo ovviamente i cittadini illustri, le statue dei cittadini illustri, ma ovviamente rimandando alla nostra mission, che sono le persone senza dimora, persone cosiddette invisibili, ma tanto invisibili non lo sono perché dormono e vivono in strada tutto il giorno, per cui il pensiero è quello di volgere lo sguardo a loro. Tante volte sappiamo che vedere la povertà, vedere le persone in stato di bisogno non è per noi bello e abituale, però insomma in quella giornata abbiamo proprio voluto dedicare a loro un'attenzione. L'attenzione l'avete dedicata anche con il titolo, diciamo, di questa iniziativa, che è stato molto interessante, che era copriamo le persone più importanti della città, un gioco di parole che in realtà però faceva capire come appunto a volte ci occupiamo più quasi delle statue che abbiamo in città, che mi raccomando teniamole bene tutto quanto, e poi ci dimentichiamo invece di quelli che appunto lei chiama invisibili, che poi invisibili non sono. Progetto H fa tanto appunto su questo tema, ricordiamo un po' anche dei numeri che appunto fa Fondazione Progetto H sul comune di Milano. E abbiamo unità di strade tutte le sere, distribuiamo sacchi a pelle, coperte, veramente migliaia all'anno, diamo pasti, abbiamo una cucina mobile che gira sia di giorno che di notte, distribuendo pasti caldi dove le persone stazionano, è un food truck che gira per Milano, dando anche colazioni, insomma, soprattutto nei periodi freddi, zuppe, caffè, tutto quello che può essere utile a loro. È nato durante la pandemia, proprio per quando hanno chiuso le mense per i poveri, proprio per andare incontro a loro. Distribuiamo 3 milioni e mezzo di pasti all'anno nei nostri centri in strada, abbiamo più di 1300 persone che tutte le notti dormono nelle nostre case, solo a Milano abbiamo 130 case e una decina di centri di accoglienza, okay. Insomma tante cose, pacchi viveri, social market sono questi supermercati gratuiti per le persone in povertà, okay, che vengono a fare la spesa. Ecco, è anche interessante, avete anche un numero di telefono, se non sbaglio, voi, che è attivo 24 ore su 24, dove si possono segnalare situazioni che magari si vedono e che possono essere necessarie di un intervento. Lo dico io, poi mi dica lei come funziona e a cosa serve, è lo 02 88 44 76 46, giusto? Sì, questa è una centrale operativa del Comune di Milano, che poi ci segnala attraverso il nostro operatore H24
abbiamo un centro dedicato con 25 posti letto, soprattutto per le mamme bambino che incontriamo con l'unità di strada di notte, vengono ospitate durante la notte, poi il giorno dopo vengono portate in via San Martini 120, dove c'è il centro ascolto del Comune di Milano, centro San Martini, e lì poi vengono indirizzate nei servizi più idonei. Oltre a fare questo, appunto, che magari appunto segnalare situazioni di disagio che vediamo, che magari si possono appunto essere, si può intervenire poi appunto comune o progetto Arca, cosa può fare il cittadino invece per dare una mano a Fondazione Progetto Arca? Ah, direi che la cosa più semplice è andare sul sito si trova la pagina del volontariato, abbiamo il servizio civile, abbiamo la possibilità di fare donazione, ci sono poi tante, tante possibilità anche sulle azioni di volontariato, possono essere le aziende che vengono, fanno il volontariato aziendale o il singolo cittadino che può fare di tutto, dall'unità di strada alla mensa, ai pacchi viveri, ma ci sono tantissime attività che si possono fare, la scuola Ecco, di Milano. quanti volontari avete? Cioè, per far capire l'importanza del volontariato all'interno della vostra struttura? Sì, abbiamo 500 volontari solo a Milano, che si attivano veramente senza i volontari. Fondazione Progetto Arca potrebbe fare pochissimi volontari, sono una forza incredibile, anche perché l'empatia che riesce a dare un volontario alle persone che incontriamo in strada è impagabile perché è veramente una grande vicinanza. Ecco, chi è che può fare volontariato per Fondazione Progetto Arca? Chi è l'identikit del volontario? Qual è? Abbiamo veramente di tutto, dal docente universitario all'autista che ci dà una mano facendo i trasporti, al pensionato, veramente può essere di tutto, anche perché veramente i servizi, il ventaglio dei servizi che abbiamo è molto ampio. Perfetto, Presidente. Allora io la ringrazio tantissimo per il suo intervento. Ricordiamo appunto che c'è un sito internet in cui si possono avere tutte le informazioni e anche appunto nel caso candidarsi a diventare volontario. Può ricordarci il sito? www.progettoarca.org. Poi c'è anche il 5 per 1000, che è un'azione veramente molto semplice, che non costa, che è per noi molto molto utile perché supporta molti dei nostri servizi. Chiarissimo, e allora io la ringrazio davvero, la ringrazio Presidente per questa sua incursione nella nostra trasmissione, per averci raccontato bene cosa è successo il 14 febbraio, che era appunto solo magari un momento per anche conoscere meglio la vostra fondazione, il vostro progetto e appunto magari anche diventare, dare una mano che insomma non guasta. Grazie mille Presidente. Grazie, grazie mille a voi. E allora buona giornata ad Alberto Sinigaglia, presidente della Fondazione Progetto Arca. Noi andiamo avanti con la musica, abbiamo parlato degli invisibili, degli ultimi, abbiamo parlato anche di immigrazione questa mattina, non potevamo quindi che andare avanti con la canzone che meglio forse definisce tutto questo mondo in queste settimane. Arriva direttamente da Sanremo, ma lui invece arriva direttamente da Baggio. Stiamo parlando di Gali con Casa Mia.